sì! E andiamo, perché i romanisti, prima della partita li ho visti, finalmente si torna a giocare, e no, perché io l'ho visto, quel Milinkovic-Savic in porta, mi sapeva di qualcosa, ragazzi, la SPAL batte la Roma, io godo, lo sfottò, il bello del calcio, finalmente arriva. Poi domani magari perdiamo noi e sarete voi a sfottarci. È bello così, ragazzi, è bello così del calcio. Ragazzi, io, a parte gli scherzi, sì, ho visto Milinkovic-Savic in porta, che poi tra l'altro è stato espulso, e ho detto che magari era un segno che la Roma oggi potesse incappare in una sconfitta, non lo so. Però, sinceramente, io pensavo la Roma vincesse, perché la SPAL è anche in un momento abbastanza critico. La Roma hanno vinto 3 partite, quindi sono dei fenomeni, perché tu quando vinci con 3 partite diventi subito un fenomeno, passi da voler esonerare Di Francesco a diventare un fenomeno, perché è così, la Roma è così, giusto? Ok? E quindi mi aspettavo che la Roma comunque al di là di tutto vincesse, invece no, ma ragazzi, ho fatto questo piccolo un minuto di sfottò, e poi però vi volevo parlare della partita che ho visto io, Bayern-Forsburg, ho visto Forsburg-Bayern, che però, chi lo sa, deve ancora finire, ma purtroppo io devo andare via, devo andare anche a giocare a calcio oggi, e quindi non posso finire di vederla. Quindi vi dico nel primo tempo cosa ho visto. Ho visto un Forsburg che, se penso che ha vinto lo scudetto un po' di anni fa, veramente è decaduto in una maniera incredibile. Bello lo stadio, la Volkswagen Arena è veramente bello, e che era già un po' appunto che non lo vedevo, perché parte del Forsburg non è che le vedo tutti i giorni. Il Bayern, che è una squadra comunque un po', cioè, secondo me non è più ai livelli della Juve, del Barcellona, anche forse del Paris Saint-Germain, però è sempre una squadra forte che in Champions comunque potrà dare filo da torcere a quella che ho nominato poco fa. In campionato la vedo un po' dura, cioè secondo me andrà poi a vincere, ma non è più una squadra in grado di fare il filotto di 20 vittorie consecutive come faceva gli anni scorsi, perché c'è un Dortmund che come rosa non è molto forte, però sta giocando bene, oggi ha vinto, è avanti, poi ci sono altre squadre, Hertha Berlino, comunque in forma, Schalke, eccetera, e a me, che ha segnato 2 gol oggi, poi non so se ne ha segnati di più, Robert Lewandowski, ragazzi, veramente bravissimo, veramente, secondo me, uno superiore anche a Higuain, ad esempio, per confrontarlo con un attaccante che abbiamo in Italia, veramente fisicamente fortissimo, tecnicamente, ha fatto un gol, primo un passaggio filtrato in profondità, difesa al Forsburg non pervenuta, c'è il velo, e poi Lewandowski la mette sotto le gambe del portiere, il secondo gol invece già non l'ho visto, e gioca ancora Robben, che è stato ammonito anche per simulazione. Robben comunque, nonostante l'età, ragazzi, è ancora un giocatore che magari non ha altissimi livelli, ma quei livelli li fa ancora comunque la differenza. Gnabry giocava, Alaba mi piace sempre tantissimo, ha giocato bene Thiago Alcantara, e da segnalare il portiere del Forsburg, adesso mi sfugge il nome, ma comunque è un belga, sono andato a vedere, classe 92, ragazzi, ha fatto una parata sempre su Lewandowski veramente pazzesca, perché c'è stato un tiro di Robben, il suo classico tiro alla Robben, parato Lewandowski a porta vuota, doveva solo fare, diciamo, il tappino, invece l'ha presa male, si è alzato tipo un campanile, ma il portiere era già per terra perché aveva fatto la parata precedente, si è buttato, non so come l'ha presa, c'era stato anche il dubbio che la palla fosse entrata, invece no, con probabilmente uno scatto felino, l'ha parata, quindi una delle parate dell'anno, secondo me, questa qua del portiere, che adesso mi sfugge il nome, scusate, comunque un belga, classe 92, andate a vedere. Ragazzi, quindi Roma che perde, per finire, rigore di Petagna, sì, proprio Petagna, chi mi conosce lo sa, di cosa, a cosa mi sto riferendo, e poi di Kevin Bonifazi, poi c'è stato appunto l'espulsione di Milinkovic-Savic per condotta antisportiva, ok? Ok, perdita di tempo c'è scritto, vabbè, non lo so, comunque il risultato non cambia, Roma che perde, Roma che rimane sotto la Lazio, vediamo domani se riusciamo a distaccarla, speriamo. Ciao ragazzi, bella, seguitemi su Instagram, il link è qui sotto.